essere entrata dopo tanto tempo, peccato che non sei riuscita a portare a casa una vittoria. Sì, peccato, peccato sì. Ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita, ma abbiamo giocato contro una grande squadra. Una grande squadra e siamo riusciti a passare in vantaggio, poi dopo c'è stato questo grandissimo gol di Bianchi e tutto sommato dal pareggio è giusto. Avete domande dello Sì, studio? una domanda che voglio fare io, Di Nardo, Allora ve la facendo. passo. Ciao Di Nardo, sono Giorgio Borile. Allora, Ah, ciao. complimenti, complimenti che sei rientrato in squadra. In settimana c'è stato un movimento da parte dei tifosi che vogliono che tu rimanga a Padova. L'ICB ha emanato tale comunicato che l'abbiamo letto anche noi. Ecco, il tuo pensiero nel futuro prossimo mercato qual è? Che ti piacerebbe rimanere a Padova, che ha delle richieste, visto che c'è anche il Verona che ti richiede, ci sono altre squadre. Ecco, com'è? Sono al 100% un giocatore del Padova. Il mio più grande desiderio è quello di rimanere qui, senza ombra di dubbio. Questo è il quarto anno che indosso questa maglia e voglio continuare a farlo al di là di tutto. Poi è normale, voci di mercato, la società sa quello che deve fare, che c'è bisogno di qualche rinforzo, non c'è nessun problema. Cioè, io sono a disposizione dell'allenatore e niente, spero di fare bene con questa maglia. Sto qua. Ecco, ma se tu nel girone di ritorno giocassi le stesse partite, il numero di partite che hai giocato nell'andata, preferiresti andare via o restare? Che bella domanda. È questo, perché io stasera ti ho visto con una gran voglia di giocare e di mostrarti, però quest'anno non hai avuto queste grosse possibilità di poterlo fare. Normale, purtroppo non prevediamo il futuro. Io, come già ho detto prima, sono a disposizione dell'allenatore. È normale che ogni singolo giocatore ha voglia di andare in campo tutte le domeniche. Purtroppo ne vanno solo 11 e quelli che sono fuori si devono far trovare pronti, come è successo oggi. Poi mancano ancora tantissime partite, poi nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro. L'importante è farsi trovare pronto, tutto qui. Va bene, grazie Antonio, sei stato sincero come lo sei di solito. Speriamo che tu rimanga a Padova e che riesca a portare il Padova in alto, insomma. Grazie, ciao. Grazie allora a Totò Di Nardo.